Qualche settimana fa ho supervisionato un caso interessante nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche. Come al nostro solito stiamo facendo delle verate, così come le chiama il mio socio Federico, cioè delle simulate, uno fa il paziente, uno fa il terapeuta, in cui in realtà chiediamo al paziente di portare qualcosa di vero, che possa essere anche un semplice obiettivo da raggiungere o un piccolo problema da risolvere, perché è molto meglio, molto più efficace dell'inventarsi un problema che comunque non hai. Comunque, stiamo facendo questa verata e devo dire che il terapeuta se la cava molto bene, sia parere mio, sia parere del cliente che sta lì e che poi gli ha dato alla fine un feedback molto positivo. Quando però il terapeuta, lo studente che faceva il terapeuta, mi chiede di dargli un feedback da supervisore, io gli faccio tutta una serie di complimenti perché veramente se l'era meritati, però poi gli domando: scusa, ma l'obiettivo della terapia qual era? E viene fuori che effettivamente lui un obiettivo ce l'aveva, solo che non era evidente a me da supervisore esterno e non era neanche esattamente lo stesso della sua cliente. Attenzione, la seduta è stata molto utile, sia a detta appunto mia, sia a detta della stessa cliente che l'ha ritenuta comunque utile a raggiungere quello che era il suo obiettivo. Però è stato un po' come quei problemi matematici in cui il risultato è giusto, però all'interno del processo ci sono un po' di errori. Il punto è che, come diceva Seneca, non esiste un vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Allo stesso modo, durante una seduta di terapia non puoi solo seguire il flusso, devi anche avere bene in mente dov'è che vuoi arrivare. Cioè, pensaci un secondo, durante la terapia che cos'è che fai? Rielabori delle emozioni della persona, vai nel passato a ripercorrere la sua infanzia, elabori con lei delle strategie da mettere in atto, metti in discussione le credenze errate che ha. Va bene, perfetto, tutto ok, ma perché? C'era questo paziente che arrivò da me e mi disse: guarda, sono andato per 4 mesi da un tuo collega e parlavo, 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 però non arrivavo da nessuna parte. E quando gli ho chiesto quale fosse l'obiettivo, dove stessimo andando, lui mi rispose: forse dovremmo analizzare il perché di questa domanda. Ma quale vuoi che fosse il perché di quella domanda? Era perché quel paziente, dopo 4 mesi, non aveva la più pallida idea di dove stesse andando. Ecco, questo è il caso in cui con quel paziente non siete riusciti a concordare un obiettivo comune. Poi c'è anche il caso in cui tu stesso nemmeno ce l'hai un obiettivo, oppure ce l'hai ma l'hai formulato male. Perché è facile dire che l'obiettivo è ridurre gli attacchi di panico o esplorare il vissuto emotivo di un evento traumatico o migliorare il legame di attaccamento, sviluppare la metacognizione del paziente, però questi non sono obiettivi ben formulati. In questo senso, nei nostri workshop in terapia a seduta singola, così come nella nostra scuola di specializzazione dell'Istituto ICNOS, insegniamo la tecnica del formulare degli obiettivi SMART. È un acronimo. Innanzitutto l'obiettivo deve essere S specifico, cioè significa che se un paziente viene e ti dice: voglio migliorare il rapporto con me, voglio migliorare il rapporto con gli altri, voglio avere più autostima, questi non sono degli obiettivi specifici, devono essere più concreti, questi sono troppo vaghi. Cioè, devi definire specificatamente cosa vuoi raggiungere, cosa significa autostima, chi sono questi altri, devi definire esattamente che cosa vuoi raggiungere, che cosa significa per te stare bene, chi sono questi altri. Autostima, che vuol dire? La M sta per misurabile. Vuoi perdere peso? Ok. Quanti chili vuoi perdere? Vuoi fare più uscite? Ok, quante volte a settimana? Vuoi studiare di più, lavorare di più, fare più sesso? Va bene, definiamo il di più. Là, in letteratura sugli obiettivi SMART ha diverse accezioni. Quella che utilizzo io è assegnabile, cioè chi è che deve fare cosa? Questo si vede molto nelle terapie di coppia o nelle terapie di famiglia, più semplice vedere perché non ne ho scontato chi è che deve andare a fare che cosa. La R sta per realistico, l'obiettivo deve essere realistico. Vuoi superare la tua invalidante fobia dell'aereo per prendere un biglietto dopodomani? Va
ma magari rimandiamo di qualche mese o di qualche settimana. Oppure vuoi superare la tua ansia d'esami per dare i 6 esami della prossima sessione che ci sarà tra un mese? Magari accontentiamoci di darne uno per cominciare. E infine l'obiettivo deve essere temporizzato, cioè deve avere una scadenza nel tempo, perché così da un lato tu puoi sapere esattamente quando devi raggiungere cosa e dall'altro puoi monitorare le varie tappe che ti portano a quel risultato. Insomma, se vuoi evitare di menare il can per l'aia, di allungare i tempi della terapia, o semplicemente di trovarti in un momento della terapia in cui non hai più pallida idea di dove state andando, definisci un obiettivo chiaro, definisci un obiettivo concreto, fatti furbo o, in altre parole, fatti smart.